Ciao a tutti e benvenuti nella prima parte di questa guida completa di Blender. Io sono Deadriano99 e in questa guida impareremo passo dopo passo come utilizzare il noto programma di animazione 3D Blender. Nello specifico tratteremo della versione 2.77, ma ovviamente questa guida risulterà valida anche per le decine e decine di versioni successive. Scarichiamo quindi per iniziare la versione di Blender più recente dal sito ufficiale, link in descrizione. Cominciamo a comprendere in primis la struttura del programma al fine di avere una visione d'insieme tale da permetterci di capire fin da subito l'ambiente di lavoro senza perderci disperatamente nell'apparente disordine dell'interfaccia. Bene, abituiamoci a vedere Blender non come un programma bensì come un insieme di programmi o per meglio intenderci di finestre. In Blender vi sono essenzialmente poco più di una dozzina di tipi di finestre che hanno ruoli diversi. Immaginate Blender come il nome di una nazione e tutte le sue finestre come gli abitanti di questa nazione. Ognuno collabora al progresso della nazione in modo diverso, ma sempre per ottenere un singolo obiettivo. Per esempio vi è la finestra 3D View, che provvede a vedere ciò che si crea, la finestra Timeline, che permette agli oggetti di muoversi nel tempo, e la finestra Proprietà, che stabilisce come il tutto deve essere elaborato dal programma. Tutte queste finestre sono essenziali per la creazione del vostro video. Ma ogni singola finestra da sola non può fare molto. Facciamo un passo avanti. Blender ha la dote di essere un programma incredibilmente flessibile. Una finestra di un tipo può essere trasformata in una finestra di un altro tipo, può essere ridimensionata, duplicata, rimossa, e può persino essere staccata dalla schermata principale per essere messa, ad esempio, su un secondo schermo eventualmente collegato al computer. Quindi, riepilogando, Blender non è altro che un insieme di finestre con un proprio ruolo, che si possono essenzialmente personalizzare come si vuole. Entriamo adesso nello specifico e comprendiamo la struttura generica di ogni singola finestra. Generalmente nelle finestre, oltre allo spazio centrale, è presente una barra inferiore o superiore dotata di diversi comandi e funzioni, tra le quali il pulsante che permette di cambiare il tipo della finestra. Vi è poi una barra laterale a sinistra e una a destra. All'interno di esse i vari comandi sono organizzati in paragrafi e talvolta vi possono essere all'interno di una specifica barra numerose sezioni che contengono più paragrafi. Ulteriori comandi sono accessibili premendo il tasto spazio ovunque in Blender. Una cosa molto importante, i comandi da tastiera funzionano correttamente solo se il cursore si trova posizionato nella finestra in cui si intende eseguire il comando. Per esempio, se posiziono il cursore nella finestra 3D della 3D View e clicco la lettera M, mi si apre la possibilità di spostare gli oggetti che ho selezionato da un layer all'altro. Mentre se il cursore è posizionato nella finestra Timeline e clicco M, verrà creato un nuovo marker. Fate perciò attenzione a come vi muovete nel programma, perché anche cliccando un tasto sbagliato potreste provocare alcuni danni che potrebbero sembrarvi irreparabili. All'inizio sarà difficile tenere a mente tutte queste cose, ma col tempo vi riuscirà naturale e imparerete a muovervi agilmente nell'interfaccia. Per ridimensionare una finestra, basta posizionare il cursore sul confine fra una finestra e l'altra e trascinare. Fate attenzione però a non confondere i confini. Per esempio, il confine fra la 3D View e la Timeline non è questo, ma è questo. Perché questa barra è la barra inferiore della 3D View e non la barra superiore della Timeline. Per duplicare, dividere o aggiungere una finestra basta posizionare il cursore su queste lineette presenti all'angolo di ogni finestra e trascinare verso l'interno della finestra. Trascinando nel verso opposto, invece, fonderete la prima finestra con la seconda, di fatto rimuovendo la seconda. Infine, per staccare una finestra dalla schermata principale di Blender, bisogna cliccare e trascinare in una qualsiasi direzione le lineette, tenendo però premuto il tasto CTRL. In questa maniera la finestra si staccherà. Questa funzione si rivela particolarmente utile nel caso in cui abbiate, come me ad esempio, due schermi collegati al PC, perché diventa possibile avere più finestre di Blender aperte nello stesso tempo, senza dover cambiare continuamente il tipo di ogni singola finestra e senza ridurre la dimensione delle finestre per farne spazio a nuove. Ok, ma quindi, quali sono le finestre possibili in Blender? Partiamo da quello che vediamo sullo schermo. Vi è innanzitutto la 3D View, dalla quale potete fare la maggior parte delle cose, quindi di fatto animare e modellare.
Poi c'è la finestra impostazioni o proprietà, che contiene al suo interno decine di sezioni per gestire la maggior parte delle cose presenti nella vostra scena, come ad esempio colore del cielo, materiale, texture dell'oggetto, proprietà dei sistemi particellari, modificatori, impostazioni di simulazione fisica, eccetera. C'è la timeline, cioè la linea del tempo, nella quale vengono registrate istante per istante le posizioni degli oggetti o le pose dei personaggi al fine di animarli. Sempre sullo schermo è presente poi l'outliner, che chiameremo semplicemente lista degli oggetti o elenco degli oggetti. Semplicemente l'elenco di tutti gli oggetti presenti nel mondo e vi sono alcune impostazioni e utili inerenti. E poi, fine, non stiamo tralasciando qualcosa? E questa barra in alto allora di cosa fa parte? Della 3D view? Della lista? Non può essere. Ricordate che in Blender tutto è una finestra, anche questa barra in alto è in realtà una finestra, che ufficialmente si chiama info, soltanto che la parte centrale della finestra è nascosta. Ecco cosa si nascondeva lì sopra. Ma cosa fa? Non vi spaventate alla vista di tutte queste strane scritte, semplicemente qui vengono registrate tutte le azioni che fate nel programma. Bene, adesso non c'è più niente di nascosto, questo è tutto ciò che c'è nella schermata principale. Ma ci sono molte altre finestre, per esempio, quelle meno importanti non le elencherò neanche. Quelle che useremo di più saranno, in ordine di importanza, l'editor di immagini, che svolge un ruolo fondamentale per la modifica e la mappatura delle texture, il dropsheet, che permette di gestire in maniera molto più avanzata i keyframes rispetto alla timeline, l'editor di nodi, il quale non svolge un ruolo fondamentale, ma serve per la creazione di effetti speciali, per la correzione e la composizione avanzati dell'immagine. Infine il Graph Editor, che gestisce i keyframes in maniera ancora più avanzata del dropsheet. Bene, per concludere il tutorial, ecco qui qualche piccola iniziale istruzione. Nella barra info sono presenti i comandi principali del programma. Nuovo file, apri file recente, recupera file, salva con nome, importa, eccetera. Poi rendering dell'immagine, rendering del video e poche altre cose appena utili. Quindi, dal momento che non ho intenzione di spiegare ogni singolo comando di questa zona, che peraltro sono comandi che si spiegano da soli, smanettateci un po', care le mie caprette, perché io l'input ve l'ho dato. Bene, questo era il primo tutorial della guida, e nel prossimo episodio approfondiremo la 3D view, cominciando a capire come muoverci all'interno e come muoverne gli oggetti, crearne di nuovi, eccetera, eccetera. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e se avete qualche dubbio chiedete pure in commento, sarò sempre pronto a rispondere. Ciao ciao e al prossimo video!